Autoscuola Visini, l'autoscuola dei giovani per i giovani. Disbrigo pratiche patenti di ogni categoria e pratiche automobilistiche. Inoltre, rinnovo e rilascio della carta di qualificazione del conducente. L'autoscuola Visini è centro revisione mezzi pesanti e delegazione ACI. Autoscuola Visini a Manfredonia, in via Gargano 52, telefono 0884 58 82 52. Cortesia e professionalità al vostro servizio? Bargatta, caffetteria Illy, la scelta giusta per la tua colazione e vasta scelta di aperitivi e cocktail. Gelateria di produzione propria. Il Bargatta organizza buffet e rinfreschi per le vostre ricorrenze. Il Bargatta in corso Manfredi 35, telefono 0884 58 77 57. Macelleria Bacuc di Francesco Arena, 100 anni di tradizione sulla tua tavola, carni, salumi e formaggi di esclusiva produzione locale, a Manfredonia in via di Vittorio 303 e a Monte Sant'Angelo in via Galliani 7, telefono 330 43 7113. Se cerchi il meglio della buona cucina locale e nazionale, il ristorante pizzeria La Vela d'Oro ti aspetta in via Scalori a Manfredonia. Ristorante pizzeria La Vela d'Oro, pietanze raffinate e genuine, di Nicola Starace. Via Scalori a Manfredonia, telefono 0884 51 12 20. Caffetteria Albatros, un caffè sul mare. Vienici a trovare in via Togliatti 42 a Manfredonia. DauniaCaf presenta il caffè come al bar, a casa e in ufficio. Una vasta scelta di caffè con macchina e incomodato gratuito. Inoltre, con un quantitativo minimo di caffè, riceverai una coppia di tazzine Illy in omaggio. DauniaCaf è a Manfredonia in via Arte della Pietra 19. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti a Pressing in diretta dagli studi di Manfredonia TV. È vigilia di Biceglie e Manfredonia, quindi parleremo ampiamente di questa sfida delicata per il Manfredonia, ma direi anche per il Biceglie, che a questo punto è stato risucchiato virtualmente nella zona bassa della classifica. E parleremo anche di altri, ci sono altri temi da trattare, da dibattere nel corso della puntata. Potete interagire, se lo volete, con noi della redazione telefonando allo 0884 53 00 21. Vi presento subito i nostri due ospiti, Antonio Tasso, pionista. Buon pomeriggio a tutti. E Matteo Mancini, Puglia Calcio 24. Buon pomeriggio. Antonio, proviamo a fare il punto sul campionato dopo 25 giornate. Beh, certo, la domenica passata non è stata esaltante per i colori del Manfredonia, che ha visto per l'ennesima volta essere battuta in casa in maniera anche abbastanza netta sul piano della convinzione, anche se il risultato farebbe presagire una sconfitta meno importante, meno netta, appunto, come ho detto prima, da parte dei nostri avversari. Certo che se il Manfredonia con tre reti, addirittura frutto di una tripletta di quella porta che è rimasto veramente uno dei pochi a cantare e portare la croce, ci chiediamo quando tre gol ci possano portare alla vittoria, visto che non servono neanche per un pareggio. Ma in questo clima di scoramento arrivano comunque i proclami da parte della squadra, che cercano di rincuorare i tifosi promettendo una battaglia in quel di Biceglie. Sulla partita Manfredonia di Biceglie
Mi piacerebbe dire qualche cosa, ma la diremo poi in seguito, dopo la presentazione della giornata, anche perché c'è da dire che questa sconfitta del Manfredonia poi non ha creato grandi sconquassi in classifica, sempre in ottica sipontina, perché le squadre direttamente interessate alla lotta per i play-off o comunque per la retrocessione non hanno fatto granché bene. E penso al Grottaglie sconfitto per 2-0 con il Monopoli, anche se ha disputato un'ottima partita, e anche il Gelbison sconfitto in casa dal Francavilla, la Puteolana sconfitta dal Taranto, ma anche in questo caso si parla di una partita molto vivace giocata dai campani, segno, come abbiamo già detto in altre puntate, che comunque queste squadre che sono nel fondo della classifica, comunque bazzicano da quelle parti, in realtà non sono squadre rassegnate, non sono squadre sottomesse, comunque si vanno a giocare la propria partita, segno di una vivacità che talvolta non si riscontra in altre formazioni, tipo il San Severo che ha riposato, ma anche da qualche partita nel Manfredonia. E poi abbiamo la sconfitta roboante del Brindisi, che probabilmente, ma la matematica ovviamente offre tutto il conforto del caso, probabilmente rallenta questa corsa verso il vertice, e la sconfitta altrettanto roboante, in questo caso sa tanto di condanna, del Gladiator, che perde per 6-0 in casa della capolista Matera. E per finire il pareggio tra Real Metapontino e Turris, che ci dice due cose: intanto che Real Metapontino è una squadra che continua punticino su punticino a salire e cercare di tirarsi fuori da queste secche della lotteria dei playout, e che la Turris è comunque squadra che in qualche modo rimane attaccata al carrozzone dei playoff. E allora riguardiamo un attimo la classifica aggiornata al termine delle prime 25 giornate. Continua a condurre in testa il Matera con 48 punti, quindi la zona playoff in questo momento è occupata progressivamente da Marcianise, Taranto, Francavilla e Monopoli, più staccate Turris e Brindisi. Per quanto riguarda la zona calda della classifica, Puteolana e Gladiator sono ultime con 19 punti, quindi San Severo 21, Metapontino 23, Grottaglie 24, Manfredonia che oggi sarebbe salva, ma deve gestire, deve saper difendere questi 3 punti, l'esiguo vantaggio sul Grottaglie, che deve ancora osservare il turno di riposo che sarà ospite nelle ultime giornate proprio qui al Miramare contro il Manfredonia. Il Real Vico non è ancora fuori dai giochi, diciamo, per quanto riguarda la zona play-out, perché ha solo una lunghezza in più rispetto al Manfredonia. Lo stesso Bisceglie, tutto sommato, deve stare in guardia, e quindi ecco perché torniamo quindi a parlare, anzi entriamo nella vigilia proprio di Manfredonia e Mariano Keller. Abbiamo già ampiamente discusso sabato scorso al termine della gara sfortunata, diciamo, persa da Manfredonia in casa, quindi parliamo di quello che sarà domani. Antonio, sappiamo che il Bisceglie ha adoperato un cambio tecnico sulla panchina, attinto dalla Juniores, Prayer, che ha annunciato che, giustamente, classifica alla mano, il Bisceglie deve giocare con molta attenzione, deve cercare di prendersi i 3 punti. D'altra parte, come tu hai anticipato, c'è un Romito e un Laporta che sono alla carica, cercano di spronare anche la tifoseria, che nelle ultime settimane è apparsa un po' fredda, un po' distante. E lo ha fatto anche con dei comunicati ufficiali. Anzi, a tal proposito, vi invitiamo anche, se volete telefonare, interagite con noi, 0884 53 0021. Quindi una gara, diciamo, che bisognerà vedere quanta voglia, se la voglia e determinazione del Manfredonia di riscattarsi sarà pari a quella del Bisceglie. Allora, intanto vorrei aprire una parentesi che avrei voluto fare prima, ma nella scaletta della trasmissione l'avevo appuntata diversamente. Intanto vorrei rivolgere un pensiero molto partecipato all'ex portiere del Manfredonia, Dino Della Torre, che sta attraversando un difficile momento personale. Non entriamo ovviamente nei dettagli per grande rispetto, però gli facciamo pervenire il segnale della nostra vicinanza, certo di interpretare il pensiero di tutti i presenti. Bisceglie e Manfredonia. Allora, hai detto bene, c'è stato questo cambio tecnico che, a mio parere, secondo il mio personalissimo ragionamento, ci porta a considerare alcune cose. Intanto l'analisi
del percorso del Biceglie ci dice che ha fallito il suo rinnovato obiettivo, cioè era partito per un tipo di campionato, non ci è riuscito col precedente allenatore Bitetto, c'è stato questo cambio, un rinnovato quadro atletico di giocatori eccetera, con Favarin alla guida, e a un certo punto pareva che il Biceglie si fosse rilanciato, i risultati, il gioco, l'ambizione e anche diciamo l'ottimismo dell'ambiente induceva a pensare a un cambio molto forte di rotta, un rinnovato obiettivo, perché il precedente pareva sfumato. E a questo punto poi tutto si è andato a infrangere contro la roccia Real Vico, dove il Biceglie perde in maniera rocambolesca, essendo avanti con un doppio vantaggio, riesce a perdere 3-2, questo fa scombina tutti i piani, quindi via Favarin. E che cosa succede? Viene ripescato il tecnico delle squadre giovanili. A questo punto io faccio questa considerazione: se il tecnico delle giovanili fosse stato considerato meglio da parte della società, questa cosa sarebbe avvenuta prima. Quindi che cosa significa? Prenderlo adesso significa A, che a mio avviso si è raggiunto un accordo extracontrattuale con Favarin per mandarlo via e risparmiare un po' di soldi intanto. E poi non c'è la volontà di reinvestire questi soldi per cercare di rincorrere ancora questo obiettivo che pare sfumato. Quindi secondo me il Biceglie ha mollato l'osso e adesso pensa di raccattare quei pochi punti che gli mancano per una salvezza che non passi attraverso i play-out. Per fare questo ha promosso Prayer, che bisognerà vedere poi quanta autonomia di movimento possa avere, ma ripeto, questa è la mia personalissima opinione, libero di essere smentito. Per cui troveremo una squadra che è rassegnata dal punto di vista dell'obiettivo che si era rinnovato e probabilmente cercherà di trovare questi punti nelle partite tra virgolette più facili, come quella del Manfredonia, sulla carta, perché poi la partita andrà giocata e ci sono 90 minuti che ci diranno se è così o no. È così, sono d'accordo con te. Del resto, classifica alla mano, adesso la zona playoff dista ben 11 lunghezze, quindi per il Biceglie non c'è più nulla da fare. Ecco che questo ulteriore ridimensionamento in corso d'opera, prima con Favarin, è una squadra completamente ricostruita, comunque con i rinforzi di tre ex del Manfredonia, la Carra, D'Arienzo e Palazzo, che domani sfideranno proprio il Manfredonia. Mancherà Lattanzio, squalificato per quanto riguarda il Biceglie. Leggendo dalle cronache del Biceglie, il credo tattico di Prayer è il 3-5-2, ma credo che non lo sconvolgerà, perché il Biceglie ha giocato sempre in un'altra maniera. Quindi è la prima di Prayer, che in genere porta bene il cambio di allenatore, però avrà i suoi problemini questo tecnico, perché deve ancora capire un attimino. Certamente i calciatori li conosce, perché vive già da tempo nell'ambiente del Biceglie, però chiaramente dovrà essere bravo a spronare, a dare le giuste motivazioni, quindi certamente le motivazioni non mancheranno al Biceglie. Noi ci auguriamo, Matteo, che non manchino anche al nostro Manfredonia. Torno a dire, Romito e Laporta hanno spronato, hanno suonato la carica, come si suol dire in gergo calcistico, speriamo che basti. Certamente rientra Gentile, e a questo punto è fondamentale anche lui. Si ritiene che possa giocare finalmente Portosi, forse non tutto, non ha 90 minuti nelle gambe, però questa è già una buona notizia, in attesa di recuperare Cuomo. Io non è che... Oramai stiamo un po' giù di morale, veramente, perché la partita proprio che ha toccato il fondo è stata quella di domenica scorsa, che Sabato. Con... hanno perso 4-3 in casa, cioè, giustamente come ha detto Nino, con tre gol di Portosi della porta, insomma non si può perdere 4-3. Allora quanti gol dobbiamo fare per poter vincere una partita? Ma il fatto è che non abbiamo giocato nemmeno bene, tra l'altro, cioè, non ho visto nemmeno, ma tutto sommato veramente noi non abbiamo più una squadra. Noi stiamo senza squadra attualmente. E quando io leggo su internet, dice, di chi è la colpa dell'allenatore, del giocatore,
ma io li assolverei del tutto, perché né l'allenatore è colpevole, né la squadra, perché la squadra dà quel che può, è la dirigenza che è sbagliata, che non hanno ben operato dall'inizio, non hanno operato bene, perché i giocatori danno quello che sanno dare, perché noi abbiamo adesso, abbiamo preso, fatto la squadra, non ce l'abbiamo proprio una squadra vera e propria, cioè non sappiamo nemmeno la formazione, cioè ogni giorno cambia sempre la formazione. E giustamente non si può dire dare la colpa ai giocatori. Veramente io faccio un elogio già veramente a tutta la squadra, perché danno il massimo delle loro possibilità, di più non possono dare. Però un plauso, veramente un applauso proprio particolare, do ai vari Eromito, alla Porta, che veramente stanno portando la croce avanti con tutti questi ragazzi dietro. Quindi fanno quel che possono fare, ma di più di tanto non possono fare. Se poi capita che azzecchiamo una partita per caso, perché non è per caso, se a Bisceglie possiamo anche strappare un pareggio, ma non è che, cioè, è la speranza, ma non è che io sono proprio ottimista, cioè, ci auguriamo che non facciamo un pareggio, sarebbe proprio una fortuna. La vedi male, insomma. Eh sì, perché non vedo, perché anche in casa, cioè quando noi abbiamo incontrato la Puteranna, che era l'ultima in classifica, l'abbiamo fatto risorgere. Dici, sono troppe le 6 sconfitte in casa. Antonio vuole intervenire. No, però c'è un fatto. Allora, vogliamo mettere in mezzo la Scalogna, la sfortuna. Ci sarà anche un po' di sfortuna. Allora, mi sono mosso un po' veramente, sono andato un po' in giro per vedere, perché io cerco di trovare il male dove sta. Oh, questa è una bomba, già. Quindi, stranamente, parlando, scovando, sono andato a scovare che nel Foggia c'era un certo addetto stampa, Ciambetta, Ciampi, il caso volle che quegli anni, con la presenza di Ciampi, il Foggia ha perso i playoff, non è andato i playout, è retrocesso, è persino fallito il Foggia. La presenza, allora è questo qua, non dico che lui porta Scalogna, ma la fortuna non ce la porta comunque. Un discorso quindi, scaramantico. Se. Quindi questo qua forse è una persona, perché tende a vedere a Foggia si sono veramente liberati, hanno avuto un sospiro di sollievo quando hanno saputo che Ciampi non sta più a Foggia. E infatti il caso vuole che adesso che non c'è più Ciampi, il Foggia. Questa è bella. Vabbè, questa è la tua interpretazione folcloristica di colore. Torniamo all'aspetto tecnico. Antonio, quello che ci può infondere un po' di fiducia per domani è la voglia di rivalsa della squadra e anche lo score esterno del Manfredonia, che è di tutto rispetto. Sì, allora chiaramente non sono d'accordo su nulla, proprio su nulla di quello che ha appena affermato Matteo Mancini. Già lo sapevo. Poi se entriamo nella cabala, nell'alchimia, nell'esoterismo, eccetera, non ne veniamo più fuori. Adesso sta a vedere che le colpe del Manfredonia sono di Ciampi. Quando uno sta in disgrazia, si vuole arrampicare qualsiasi cosa. Andiamo dalla cosa, dalla zingara, andiamo dal mago, andiamo con la speranza che il malato si salvi. Torniamo, cioè, però onestamente io non ho stima di chi di fronte a una malattia si rivolge al fattucchiere. Ma detto questo, chiudiamo. Ma quando stai in disgrazia, si arrampica tutto. Si arrampica sull'addetto stampa, che la colpa che il Manfredonia perde e l'addetto stampa è perché 5 anni prima, adesso non so quanto tempo fa. La presenza della persona. È la
chimica, laurea chimica. A Foggia dicono che veramente porta niente. Vabbè, ma a Foggia non è che sono i portatori della verità assoluta, possono dire anche delle stupidaggini. No, perché è stato a Foggia. Perché... Sì, ho capito. Vabbè, torniamo sull'aspetto tecnico. Allora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico dei risultati del Manfredonia, non sono d'accordo neanche sul fatto che noi abbiamo risollevato e risolto la Puteolana, perché i risultati ci dicono il contrario. Cioè, la Puteolana è la squadra che domenica scorsa ha perso appena per 1-0 con il Taranto, e la cronaca ci dice che comunque ha fatto soffrire i tarantini, che non sono una squadra. Ma quando si è ripreso? Aspetta. Poi, dopo il Manfredonia. No, ma è sempre stata una squadra lì lì che pareggiava, perdeva. Ed è l'ultima classifica. Io non ho ancora visto una partita in cui la Puteolana sia stata surclassata, come per esempio il Gradiato. La Puteolana ha sempre combattuto. Nella tornata precedente ha perso 2-1 col Matera, che attualmente è la squadra che sta dominando questo campionato, 2-1, ed era andata in pareggio. Quindi non parliamo di una squadra Materasso, di una Cenerentola. È chiaro che ha dei limiti anche qualitativi, però è una squadra che si gioca la partita sempre comunque, come abbiamo potuto apprezzare anche del Mariano Keller, che è un'altra campana che non è che va ad arrabattarsi eccetera. È una squadra che ha una sua fisionomia. Poi si può perdere, si può vincere con queste squadre. Il Manfredonia ci ha perso perché purtroppo l'andazzo di quest'anno e la caratteristica di questa formazione di quest'anno ci dice che in casa, quando dobbiamo impostare il gioco, non abbiamo evidentemente i mezzi tecnici e la qualità per poter seguire questo percorso, per cui dobbiamo agire più di rimessa. Nella partita con il Mariano Keller siamo andati sotto praticamente, avendo delle falle in difesa, grosse falle in difesa. Ce l'ha avuta anche il Mariano Keller, ecco perché questi 7 gol. L'attacco però ha funzionato sia da una parte che dall'altra, e il riferimento è sempre i 7 gol. A parere mio c'è stato anche qualche problemino a centrocampo, soprattutto con l'uscita di D'Ambrosio. Abbiamo ancora depauperato la qualità del centrocampo, perché un D'Ambrosio, anche diciamo con tutti i limiti dell'età ovviamente, tutto quello che vogliamo, però D'Ambrosio avrebbe potuto consentire una quantità di palloni giocabili maggiore che non nel centrocampo proposto nel secondo tempo. Ma queste sono, ripeto, sono mie valutazioni. Poi chiaramente il tecnico ha il polso della situazione e diciamo, e se lo fa, lo fa ovviamente per il bene della squadra e non certo per un suo capriccio. Sono d'accordo. Ha parlato di D'Ambrosio. D'Ambrosio ha smaltito l'influenza e sarà regolarmente a disposizione di 5. E invece Palumbo, per Palumbo e Del Prete bisogna attendere ancora un po' di tempo, a quanto pare, Matteo. Non metti in mezzo. E anche qui Tadamo, purtroppo, campionato finito per lui. Guidadamo, purtroppo. Campionato finito per Guidadamo. Ci dispiace veramente, facciamo tanti auguri a Guidadamo, perché sappiamo che non sta tanto bene. Quindi non è quel pizzico, quel piccolo malattia, ma comunque non sta bene. Adesso dice Tonino. E ci associamo agli auguri per Dino. Noi eravamo già corrente da tempo, e quindi lo salutiamo. Quindi Tonino dice, ma a volte uno non è superstizioso, come io per esempio, però quando vedo un gatto nero che mi attraversa la gara, non so, però io mi tocco lo stesso. Non solo su questi soldi, tocchi ferro lo stesso. Tocco ferro, ovviamente. No. Quindi io non credo, però a volte vuol dire che a questo qua c'è porta scalogna. Però torniamo sull'aspetto tecnico. Tu, e poi chiedo, anzi, tutti e due, prima da Matteo, De Gennaro o ridaresti fiducia a Maggi? Parlo del portiere, domani. Questa qua. Io ne rogno e ne ditegno. Vabbè, devi dare una risposta. Diciamo, io a questo punto metterei quello di Manfredonia. Cioè, nessuno dei due. Nessuno dei giochiamo senza portiere, visto che è del Gennaro. Quindi nessuno dei due di Manfredonia. Allora, il portiere, niente. Non c'è. Senza portiere. Lo togliamo, perché o sta è la stessa cosa. Vabbè, diciamo, la tua scelta dove ricadrebbe. Mettiamo a De Gennaro. Tu invece, Antonio? A questo punto, visto che giocare per giocare, stiamo giocando. A questo punto, visto che Mister 5 ha adottato il criterio del turnover, Maggi aveva bucato una partita, è stato dato
spazio De Gennaro. Adesso De Gennaro non ha fatto granché bene nella partita scorsa, è giusto dare nuovamente fiducia a Mario. Poi dopo la domenica è chiaro che mettiamo quell'altro. Però guarda, io dico una cosa, i due portieri che comunque hanno delle buone qualità entrambi, riconosciute dal loro passato, non è che ce li inventiamo adesso, non è che il portiere lo abbiamo comprato al supermercato non conoscendo la marca di questo calciatore, sono portieri che sono venuti in quanto il primo ha fatto bene nel Grottaglie, se non vado errato. Maggi? No, De Gennaro. De Gennaro, sì. De Gennaro. E Maggi invece ha fatto bene nel Termoli, ha fatto Terlizzi, e poi è passato a Lanciano. Esatto. Il Terlizzi, il Lanciano, eccetera, eccetera. Per cui sono portieri che hanno un passato che depongono a loro favore, certo non grandissimi campioni, sebbene ma comunque giovani, dei buoni, dei buoni calciatori, che adesso risentono il clima generale che si avverte. Cioè, quando le cose ti vanno bene, anche il portiere si esalta, conscio del fatto che un suo errore è facilmente recuperabile dalla squadra, dalla qualità della squadra. Invece in questo caso non lo è, allora tu giochi, pare che il pallone scotti nelle mani del portiere tra i piedi dei calciatori, ecco, che se ne vogliono liberare perché temono di arrecare, non perché non la sanno più giocare la palla, perché temono di arrecare un danno alla propria squadra. È un clima psicologico generale tendente al negativo che spero che la partita di domani ribalti. È vero, è centrato il punto, un clima surreale, sì, abbiamo respirato qua, sabato scorso. Io do ragione perché sì, giustamente il portiere, sembra, il portiere è sicuro quando c'è una buona difesa. E allora quando la difesa è bella, anche il portiere non è sicuro della sua posizione, perché non sa, certo, quelle che fanno. Certo, a maggior ragione parliamo di due portieri under, due ragazzini tra l'altro, che risentono della scarsa tranquillità la battuta, di tutta la però squadra. Non è del tutta colpa loro, perché no, hanno una difesa che non dà un punto di riferimento, tra l'altro. Quindi dà... il portiere sta, anche lui sa che la difesa non gioca bene. Pure lui sta male. In apprensione, quindi questa sicurezza non viene trasmessa al portiere, quindi sono d'accordo con voi. Clima surreale, dicevo Antonio, che si è respirato sabato scorso anche sugli spalti, certo non ha aiutato i ragazzi che appunto sono parsi impauriti, e come ho detto bene, il pallone sembrava scottasse tra i piedi e tra le mani del portiere. Questo lo clima, dice a me? Sì, chiedo a te. Beh, e questo clima non aiuta, certo, neanche. Certo, l'ho detto anche prima, insomma, voglio dire, quando le cose vanno male tutti ne percepiscono. Anche sugli spalti, ecco. Diciamo che sugli spalti si è attuata quella che io ritengo una rispettabilissima presa di posizione, perché comunque i tifosi seguono la squadra da sempre, da quando io sto nel mondo del Manfredonia, quindi parliamo già da oltre 15 anni, qualche forse anno, probabilmente. Noto che i tifosi ci mettono tanta passione nel sostenere in casa e fuori casa. È chiaro che alle volte, quando ritengono che i risultati non siano commisurati al loro impegno, allora prendono delle decisioni che sono rispettabili, in quanto prese da gente che dimostra sul campo l'attaccamento ai colori. Serve la svolta, Matteo. Serve una svolta, una partita in cui bisogna fare risultato, quell'autostima lì ci può condurre alla salvezza, che secondo me, chiedo a voi, siete d'accordo con me, passerà molto per i cosiddetti senatori del Manfredonia. La Porta, Romito, Carminati, sono loro che lo hanno già dimostrato sabato, hanno lottato alla grande perché volevano a tutti i costi fare risultato. Perciò io ho detto prima, a priori, ho detto che a me veramente io non do la colpa alla scoperta, hanno dato quello che loro possono dare, in base alle loro possibilità, certo. Quindi, però il resto, perché ecco perché io me la prendo con la dirigenza, perché non ha saputo dare una squadra all'allenatore. Dice, questa è la squadra. Una volta persino Di Toro si permise, proprio in questo studio, dire, quando ha fatto degli elogi a Cingo perché ha fatto una bella, sì, ma però siamo stati noi a dare al mister Cingo la possibilità di fare bella figura, perché abbiamo dato del materiale. E adesso non dici, siamo noi quelli che facciamo fare brutta figura a Mister 5, perché non gli diamo il materiale. Una logica c'è. Va bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma attenzione, una seconda parte esplosiva, perché c'è una bomba clamorosa di Matteo, e poi c'è la previsione astrologica, affidiamoci almeno agli astri, dell'astrologo Cosmo per quanto riguarda Biscelli e Manfredonia. Solo un break pubblicitario, grazie.
Autoscuola Visini, l'autoscuola dei giovani per i giovani. Disbrigo pratiche e patenti di ogni categoria e pratiche automobilistiche. Inoltre, rinnovo e rilascio della carta di qualificazione del conducente. L'autoscuola Visini è centro revisione mezzi pesanti e delegazione ACI. Autoscuola Visini a Manfredonia, in via Gargano 52, telefono 0884 58 82 52. Cortesia e professionalità al vostro servizio? Bargatta. Caffetteria Illy, la scelta giusta per la tua colazione e vasta scelta di aperitivi e cocktail. Gelateria di produzione propria. Il Bargatta organizza buffet e rinfreschi per le vostre ricorrenze. Il Bargatta in corso Manfredi 35, telefono 0884 58 77 57. Macelleria Bacuc di Francesco Arena, 100 anni di tradizione sulla tua tavola. Carni, salumi e formaggi di esclusiva produzione locale. A Manfredonia in via di Vittorio 303 e a Monte Sant'Angelo in via Galliani 7. Telefono 330 43 71 13. Se cerchi il meglio della buona cucina locale nazionale, il ristorante pizzeria La Vela d'Oro ti aspetta in via Scaloria a Manfredonia. Ristorante pizzeria La Vela d'Oro, pietanze raffinate e genuine, di Nicola Starace. Via Scaloria, Manfredonia. Telefono 0884 51 12 20. Caffetteria Albatros, un caffè sul mare. Vienici a trovare in via Togliatti 42 a Manfredonia. Dauniacaf presenta il caffè come al bar, a casa e in ufficio. Una vasta scelta di caffè con macchina e incomodato gratuito. Inoltre, con un quantitativo minimo di caffè, riceverai una coppia di tazzine Illy in omaggio. Dauniacaf è a Manfredonia in via Arte della Pietra 19. Eccoci qua di nuovo in diretta dagli studi di Manfredonia TV, seconda parte di Pressing, quindi abbiamo analizzato un po' il momento chiaramente negativo del Manfredonia, soli 4 punti ottenuti sinora nel 2014, in queste prime giornate, sono davvero pochi, fortunatamente le altre non vanno granché meglio, però è chiaro che bisogna dare una svolta a questo andamento assai negativo, perché altrimenti si rischia veramente di essere risucchiati sul serio la zona play-out, anche perché alle spalle del Manfredonia ci sono comunque in particolare due squadre, il Grottaglie e il Real Metapontina, che sono ancora vive, senza trascurare la Puttolana, che sì, è vero, è più distaccata, ma è una squadra che è ancora abbastanza viva. Ciò conforta che il Gladiator sembra davvero destinato, candidato a chiudere all'ultimo posto questo campionato, però comunque non deve essere un alibi per il Manfredonia, che deve cercare di evitare a tutti i costi e alle possibilità per farlo la pericolosa lotteria dei play-out. Quindi sfida, l'abbiamo ampiamente descritta, delicata per il Manfredonia domani, ma anche per il Biceglie, quindi due squadre motivate. Manfredonia può vantare un rendimento esterno decisamente migliore rispetto a quello casalingo, e quindi si spera che si possa fare un risultato che davvero sarebbe molto molto importante. E poi presenteremo tra qualche minuto anche la prossima giornata, quindi è chiaro che un risultato positivo a Biceglie sarebbe importantissimo, perché le altre comunque contendenti alla salvezza diretta devono vedersela con delle squadre molto, molto forti e molto blasonate. Detto questo, c'è il momento dolce per un attimo. Matteo, vedo alla tua destra qualcosa di molto interessante e appetibile, sì, soprattutto. Guarda, ma io, come in questo momento, abbiamo bisogno veramente un po' di dolce. Ecco, sì, perché è tutto sull'amaro, amaro, un po' di dolce, sì. Allora, cosa abbiamo questa settimana, Matteo? Non finisce mai di stupirsi. Guarda. Oh, la pasticceria Adila non è la prima volta, ci fa delle sorprese bellissime, guarda, vedi che magnificenza. Madonna, Mignon, potete trovare di tutto e di più, semifreddi, torte, proprio
Tonino, vuoi prendere una? Dopo la trasmissione, grazie. Dopo la trasmissione sicuramente. Se non li mangi tutti tu, Matteo. Chi ce l'ha dato di questi qua? Però non li mangiare tutti tu. No, va bene, metà. Metà addirittura. Metà adesso, metà dopo. Guarda che assortimento, crema, cioccolato, fantastico, zuppetto inglese. Questo qua, cioè, tutto soltanto di più. Alla pasticceria. Bar, pasticceria, gelateria, Arila, in via dei Mandorli, di fronte al liceo scientifico. Un nome e una garanzia. Andate veramente. Pericolosi. Se volete fare bella figura, sia come visione, sia come gusto. Come vista, come gusto, andiamo a colpo sicuro. Ma vedi che belle canne. Non si toccano adesso, no, più no, tardi. No, chi è che li tocca? Quale mangerai? Dai, dicelo di prima. Tutte. Tutti, no. No. Ma no, ma non c'è da scartare niente qua. Vabbè, allora comunque dopo ecco. Quindi dopo facciamo... Li metti vabbè, lì. Adesso questo qua. Ecco qua. Matteo, è arrivato il momento della bomba. C'è una bomba? C'è una novità? Sì, no, è un seguito di una bomba precedente. Oh. Allora, questa cordata, quella che sono disposto, se ci salviamo, logicamente. Cordata di? Di imprenditori. Ah sì, di sabato scorso. Sì, di sabato scorso. Ricordiamo cosa hai detto sabato scorso per coloro i quali non hanno ascoltato la trasmissione. Facciamo un passo indietro, la prima bomba. Ma tutti qua hanno ascoltato, a me in piazza tutti qua mi dicono Matteo. Quindi, ah ecco, Matteo, ok, non c'è bisogno di ripeterla. L'importante okay. Voglio dire che quelli là intendono. Noi entriamo soltanto se ci lascia il campo libero, cioè nel senso che non devono stare i vari sdani, nessuno, loro vogliono piazza pulita, vogliono prendere come sta, cioè senza quelli che stanno adesso, loro gli unici, non vengono dal Manforte, non vengono associati, loro vogliono soltanto, ci vogliono comprare, ci vogliono prendere tutto. Però, cioè stai dicendo che è pronto un pool, sarebbe pronto un pool disposto ad acquistare, ma vedo neanche calcio, non a subentrare, cioè no, entrare non subentrare, in società. Loro diciamo così. Acquistare e basta, loro devono gestire questo calcio. L'altra condizione... Perché hanno una buona... veramente loro vogliono fare una buona squadra, vogliono fare. Sono di qua o di fuori? Sono locali o di fuori? No, 50-50. Oh, 50-50 addirittura. Sono metà e metà. Quindi la condizione di acquistare interamente, però... E l'altra, che la squadra deve salvarsi? Sì, anche esatto. Quella? Se la squadra si salva, e poi quelli che stanno adesso, via. Ovvio. Tutto qua, a casa. Ma quando si saprà qualcosa con maggiore certezza? Per il momento sono voci queste. No, voci, cioè testi meno loro mi sanno garantire, però perché bisogna vedere come stanno la situazione, che non è facile come stanno adesso. Quindi, però loro hanno tutta la buona intenzione di farla. Vabbè, questa è una bomba. Vuole entrare. Ci aggiornerai, ti prego, il sabato quando avrai delle novità. Ebbene, e allora abbiamo detto che la logica vuole il Bicelli è favorito domani, ma Manfredonia siamo sicuri se la giocherà. Affidiamoci alle previsioni dell'astrologo Cosmo. Buonasera, Cosmo. Salve, carissimo Stefano, buonasera. Vabbè, voi dite che è favorito, qua praticamente invece io mi sbilancio un poco, non dovremmo perdere che Manfredonia si trova in questo momento in una situazione abbastanza favorevole, in quanto a diciamo un mercurio favorevole che ti dà quell'intelligenza adatta che può effettivamente riuscire a segnare, e anche diciamo i tifosi sono adesso tutti per Manfredonia, quindi Manfredonia sentirà questo affetto da parte dei tifosi. Una luna che lo aiuterà a non sbagliare, mentre al contrario il Biceglia si trova in una situazione non molto favorevole. Quindi, diciamo, io 0-0, ma può darsi anche che vinca il Manfredonia. Clamoroso. Ci sarà una bella sorpresa domani. Clamoroso. Sono fiducioso. Grazie Cosmo, alla prossima, sabato prossimo. Speriamo di avere ragione. Grazie. Beh. Ed è clamoroso questo, ci dà un po' di speranza. Addirittura un X2, cioè la sconfitta non è proprio concepita dagli astri, chiaramente. Beh, che sia veramente la gara della svolta questa, Antonio. E beh, è l'indizio anche dei tifosi, quindi vuoi vedere che vanno i tifosi, che accolgono l'esortazione di Romito e Laporta, quindi che i tifosi si riavvicinano alla squadra,
Dobbiamo verificare. Sarebbe una bella cosa. Assolutamente sì. I tifosi adesso, che veramente la squadra ha bisogno del loro supporto. Adesso si vede veramente i tifosi di Manfredonia, perché se sono così, veramente io direi bravo, perché veramente adesso ecco, la presenza di tifosi darebbe veramente un incoraggiamento in più alla squadra. Specie in un momento di difficoltà, che è quello che attualmente sta attraversando. Lì si vede veramente il tifoso. O no, sei d'accordo? Bella. Un momento difficile. Sì, però io staccherei un attimino, nel senso che non ritengo che la qualità del tifo e l'attaccamento dei tifosi della squadra si vedrà da domenica prossima. Lo si è già visto in passato. Sì, cioè sì. In passato, vabbè, ma adesso invece di diminuire. Io sono convinto che, stando così le cose, non faranno mancare. Sono convinto che andrà un buon numero di appassionati a vedere, anche perché comunque la Bisceglie evoca anche sfide passate interessanti, quindi comunque al di là di tutto rimane un incontro interessante, una partita interessante. Poi non bisogna fare tantissimi chilometri, perché Bisceglie insomma è a un tiro di schioppo da Manfredonia, quindi sono convinto che ci sarà il tifo, e per quantità e per qualità. Una sfida interessante, ha un suo fascino, non è una sfida normale. Tra Bisceglie e Manfredonia la tradizione, no? C'è una bella rivalità sana, pulita, insomma, sportiva, bella. Le sfide io, tra Manfredonia e Bisceglie sono sempre state molto... tanto piacere se... Scusami, poi intervengo. No, io avrei veramente piacere, sapendo che vanno tanti tifosi a vedere la partita a seguito della squadra, perché veramente i ragazzi hanno bisogno di questo incoraggiamento. E i ragazzi ricambieranno la vicinanza dei tifosi, il massimo, sempre nella loro, questo è quando noi ovviamente sportivamente perché loro si sentono auguriamo si sentono più in forma, sapendo che c'è il pubblico che li segue, che va appresso anche per dare a loro una bella soddisfazione. È una spinta in più, comunque io mi auguro che domani, quando più gente possibile, meglio sarà per il Manfredonia. Serve assolutamente un risultato. Antonio. Sì, no, volevo aggiungere una curiosità che non era affatto tecnica. Quando io sono rientrato a seguire il Manfredonia, perché io lo seguivo tanti anni fa, negli anni 60, da piccolissimo, e quindi ricordo quelle formazioni con i vari Tarallo, Castriotta, Cataleta in porta, Maurini, Mondelli, Ciociola, insomma quella formazione storica, eccetera. Poi ovviamente me ne sono allontanato per motivi professionali, perché la domenica ero impegnato facendo altro, quindi sono rientrato intorno al 1998, e la prima partita che andai a vedere, ma più per curiosità, perché fu un avvicinamento casuale, era un pomeriggio di domenica, finii di pranzare, non avevo altro da fare, una bella giornata, feci una passeggiata e vedevo tutta questa gente che andava allo stadio. Io avevo perso la percezione del seguito che aveva il Manfredonia. Allora decisi di, passiamo un'ora e mezza a vedere come sta. Il Manfredonia era in promozione forse 98-99 quando vinse il campionato, eccellenza. Che c'era la doppia categoria, salì dall'eccellenza alla Serie D, salì il Manfredonia, e dall'altra parte c'era il Ginosa, se non sbaglio, una cosa del genere. Vabbè, comunque il Locorotondo vinse il campionato quell'anno. No, il campionato precedente, allora. Precedente? Sì, che giocava con la Pricena, 98. Giocava con la Pricena, sì, 97-98. Doveva essere, e la partita che andai a vedere fu Manfredonia e Bisceglie. Ecco. Vinse, se non vado errato, il Manfredonia 2-1, e i tifosi che dove mi andai a sedere, che era in quella tribuna di legno, quella storica, quella cosa lì, mi dissero che all'andata c'erano stati dei problemi. Vinse il Bisceglie all'andata 1-0, c'erano stati dei problemi fra le squadre, nervosismo in campo, tant'è vero che fu una partita abbastanza nervosa che il Manfredonia poi riuscì a vincere. Erano i tempi di Caravella, Giulio Forte, insomma era quella formazione lì. Sì, c'era in porta ancora, c'era Pici. C'era ancora Caravella. Insomma, era quella la formazione, e numero 9 era un tale Trotta. Sì, Giovanni Trotta. Benissimo. Allora, è anche un mio amico. Allora vi ho inquadrato qual era il periodo 97-98. E quindi la curiosità è questa, che la prima partita del mio riavvicinamento ai colori del Manfredonia fu questo Manfredonia Bisceglie, che il Manfredonia vinse credo per 2-1, ma non vorrei sbagliare. Ebbene, questa nota, no?
come anche... Allora ci auguriamo che sia lo stesso risultato. Come no? L'ultimo precedente, ricordiamo la Ventura, 2 anni fa, Bisceglie vinse 2-1, per il Manfredonia segnò un muro, l'ultimo precedente, quello più recente. Il penultimo, quello più diciamo a noi piacevole, è la straordinaria vittoria con D'Arienzo in panchina di quel Manfredonia che poi fece un giro di ritorno straordinario 4 stagioni fa, che culminò con la vittoria, seppur passando dallo spareggio contro il Castellana, sì, sul neutro di Canosa, e noi eravamo lì. Bene, e poi se andiamo più indietro a quel periodo lì, adesso i ricordi affiorano, nella stagione 96-97, anzi 95-96, il Manfredonia si ritrovò nel girone, quell'anno che vinse il Rutigliano, con Caravella in panchina. C'erano due squadre di Bisceglie, la Donuva e la Fidens Bisceglie. Poi, nel frattempo, l'attuale Bisceglie sarebbe la Donuva, perché poi è fallito, il Bisceglie ha acquistato il titolo sportivo della Donuva. No, abbiamo fatto un rapido excursus. Ma lei giocava Brigida di Rienzo, vedo. Assolutamente sì, c'era già, sì. Sì, Basanisi, che aveva, io non li conoscevo, è la prima volta che vedevo quelle formazioni. Basanisi aveva fama di killer, per lui sì. Palla o piede o gamba e allo stesso uno stopper alla perché poi maniera. Da allora, da quel punto in poi, seguì tutte le partite, perché mi piacque anzi addirittura mi ricordo anche questo, andai, c'erano i vecchi spogliatoi, andai dal viale Miramare perché vedevo quell'assembramento solito di tifosi che salutavano la squadra, cercavano anche di incutere timore alla squadra avversaria, ma tutto comunque sempre in un ambito molto, molto tranquillo, e c'era questo Basanisi, c'era Pici in porta, Brigida e D'Arienzo sulle fasce, Giulio Forte a dettare i tempi era numero 4, Balzano a centrocampo anche, c'era anche un giocatore, il numero 7 di Manfredonia, che adesso non mi ricordo, era una scoperta, vabbè, no, adesso non mi viene in mente, era il numero 7, un ragazzo di Manfredonia che... E poi c'era il talento, purtroppo Giussi Silvestri, che purtroppo poi è venuto a mancare, e lui ci ha fatto sognare, perché poi in quella stagione ci fu la prestigiosa amichevole contro la nazionale militare. Chiedo scusa, il numero 7 era Sventurato. Sventurato, bravo, sì. Mi sono ricordato adesso al volo. C'era anche Miucci in quella formazione, sì. C'erano altri, Alborea, insomma, è una formazione storica quella. E Caravella, Alborea, con pochi mezzi a disposizione. Alborea era... Allora, un jolly. Caravella con pochi mezzi a disposizione, se pensiamo che poi non c'era un attaccante di ruolo in quella squadra, e aveva una panchina. E avevamo un numero 10 molto bravo tecnicamente, che era Carella, mi ricordo bene? Sì, Carella. Sì, sì. Era un ragazzo di Foggia, se non vado errato, un numero 10 di buona qualità, per quello che insomma potei seguire all'epoca, in quelle poche partite. In quel periodo là, poi subito dopo arrivò Olive, arrivò anche un certo Ciuffrida di Monte Sant'Angelo, molto talentuoso, insomma. Sì, mi ricordo. Ecco, mi ricordo, sì, quel periodo lì più o meno. E con Caravella ci riavviciniamo anche noi, tu in particolare, sì. Perché ha saputo dare in quel periodo lì un gran gioco, giocava bene con la squadra. Brigida D'Arienzo straordinario, Madonna. Sulle fasce, segnavano anche diversi gol. Checco, Brigida. Silvestri, Forte, era un lusso per quella categoria. Una bellissima squadra con pochi mezzi, una squadra che ha sfiorato la vittoria. Il mister è stato molto bravo. Di poche parole ma molto concreto, Caravella. Caravella. Che salutiamo e che ci riserviamo di avere come ospite in una prossima manifestazione. Avevo veramente piacere di averlo come ospite. Assolutamente Caravella. Sì. Antonio, facciamo velocemente, presentiamo la 26ª giornata. Beh, da quello che si evince e da tutto quello che abbiamo detto, la sorte del Manfredonia, se fino a qualche giornata fa, e questo l'ho già detto in un'altra trasmissione, passava per un 70-75% dalle sue possibilità e un 25-30% dai risultati degli avversari, adesso probabilmente è il contrario, nel senso che il Manfredonia dipende molto anche dai risultati degli avversari, ovviamente, perché si trova ad affrontare comunque nei vari incontri squadre di grande caratura. Penso che dovrà incontrare il Brindisi, dovrà incontrare il Matera, dovrà incontrare la Turris, eccetera, eccetera, eccetera. Però contemporaneamente il Manfredonia è nella contingenza del caso anche
fortunato, perché gli altri non, come si dice, se Sparta piange Atene non ride, perché gli altri comunque affronteranno gli avversari sicuramente di grande difficoltà, e lo vediamo già dalla prossima giornata, perché il Mariano Keller comunque incontrerà il Francavilla in casa del Francavilla, che è la, ormai non è più novità, il Francavilla si è assestato nella classifica alta e quindi è una grossa realtà. Il San Severo in caduta libera, che deve incontrare, seppure in casa, ma in casa non è perché continua a giocare a Lucera, la Progredi Tour Marcianise. Il Grottaglie, che è squadra data in grande recupero, deve incontrare il Taranto. Questa è una partita difficile, anche molto interessante, perché rientra nel novero di quei derby che, seppur tra coda e testa, non hanno poi un risultato già predeterminato, perché potrebbe veramente accadere di tutto. Così come il Gelbison deve incontrare il Matera Caporista, Turris e Real Iria, la Turris ci potrebbe fare un favore, perché nel tentare di rientrare nella zona playoff potrebbe ridimensionare questa corsa del Real Iria. Biceglie Manfredoni abbiamo detto, il Gladiator ormai è stato etichettato come squadra ultima in classifica, sebbene ancora non lo sia da sola, ma in compartecipazione, ma dovrà incontrare il Monospolis, che è fortemente lanciato, e il Real Metapontino, altra squadra come il Grottaglie in grande recupero, che però dovrà rendere visita al Brindisi, che mi auguro, per il Brindisi, ma soprattutto per i colori bianco-celesti, che voglia dare una scossa alla sua brutta prestazione contro il Marcianise e quindi rifarsi domenica prossima. Per fortuna, ancora, e chiudo, la Puteolana non farà punti perché riposa. Perché riposa? Interessante questa Turris Real Vico, dicevi bene, la possibilità di, per il Vico di fermarsi, di non prendere punti, però è un derby. E se in caso contrario, quindi comunque andrebbe bene per il Manfredonia, se la Turris invece venisse fermata dal Real Vico, ecco, probabilmente a Manfredonia scenderebbe in campo una Turris con forse un po' scoraggiata, diciamo, perché probabilmente è troppo staccata dal quinto posto, ma sono tutte supposizioni, stiamo immaginando. Leggiamo il quadro completo della 26ª giornata, che quindi prevede il derby tra Grottaglie e Taranto. L'altra partitissima è Biceglie Manfredonia, quindi Brindisi Real Metapontino, Francavilla Mariano Keller, una gara tra due squadre assolutamente tranquille, Gelbison Matera, è un altro derby, San Severo Marcianise, Gladiator Monopoli e quindi Turris Real Vico, e come detto riposerà la Puteolana. Bene, abbiamo detto di tutto e di più su questa gara, credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. L'astrologo ci ha confortato con il suo pronostico. E io mi affido ovviamente al mago. Che sia l'astrologo, che sia la partita della svolta, anche un punto sarebbe davvero molto importante. E Manfredonia ce la può fare. Io un punto lo firmerei. Ce la può fare. Però siamo fiduciosi che Manfredonia possa fare il risultato, ci crediamo davvero. È davvero tutto, io vi ringrazio, Antonio Tasso. Buon pomeriggio a tutti. E Matteo Mancini. A tutti. Grazie a voi per averci seguito e l'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 15:30 circa con Pressing. Grazie. Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così, tipo un pesce dietro un vetro, io che osservavo le nuvole in cielo, aspettavo un segnale o chissà, ma poi arrivi tu e scegli me, sorridi e mandi via le nuvole, perché mai niente è impossibile. Ma poi arrivi tu e scegli.
Autoscuola Visini, l'autoscuola dei giovani per i giovani. Disbrigo pratiche patenti di ogni categoria e pratiche automobilistiche. Inoltre, rinnovo e rilascio della carta di qualificazione del conducente. L'autoscuola Visini è centro revisione mezzi pesanti e delegazione ACI. Autoscuola Visini a Manfredonia, in via Gargano 52, telefono 0884 58 82 52. Cortesia e professionalità al vostro servizio? Bargatta. Caffetteria Illy, la scelta giusta per la tua colazione e vasta scelta di aperitivi e cocktail. Gelateria di produzione propria. Il Bargatta organizza buffet e rinfreschi per le vostre ricorrenze. Il Bargatta in corso Manfredi 35, telefono 0884 58 7757. Macelleria Bacuc di Francesco Arena, 100 anni di tradizione sulla tua tavola, carni, salumi e formaggi di esclusiva produzione locale, a Manfredonia in via di Vittorio 303 e a Monte Sant'Angelo in via Galliani 7, telefono 330 43 7113. Se cerchi il meglio della buona cucina locale nazionale, il ristorante pizzeria La Vela d'Oro ti aspetta in via Scaloria a Manfredonia. Ristorante pizzeria La Vela d'Oro, pietanze raffinate e genuine, di Nicola Starace. Via Scaloria a Manfredonia, telefono 0884 51 12 20. Caffetteria Albatros, un caffè sul mare. Vienici a trovare in via Togliatti 42 a Manfredonia. Daunia Caffè presenta il caffè come al bar, a casa e in ufficio. Una vasta scelta di caffè con macchina e incomodato gratuito. Inoltre, con un quantitativo minimo di caffè, riceverai una coppia di tazzine Illy in omaggio. Daunia Caffè è a Manfredonia in via Arte della Pietra 19.